bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Ark. E come vedete ci siamo iniziati a fare un po' di recinzioni noi, sì, perché eravamo sempre attaccati perennemente da bestie brutte, costantemente, quindi... E lì c'è un'aquila. Allora, l'aquila in teoria non rientra tra le bestie brutte che ci hanno attaccato fino ad oggi, però... Livello 80, ah, livello 80, stai scendendo? Non stai entrando nella mia base, vero? Tizia, ho appena messo i muri. No, 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 lo sa, entra nella mia base. Ma perché? Ma perché? Guarda come si avvicina quatta quatta lo Yutirannus. Ma sei scemo? O scema, non mi ricordo se sei maschio o femmina. Ascolta Lilla, seguimi. Sì, mi sta seguendo, ho sentito l'urlo di disperazione. Mi segui? Sì, mi segue. L'allontaniamo un attimino, ma che pizza, ma che pizza. Ok, allora, come stavo dicendo, noi abbiamo iniziato a piazzarci più che altro le basi per le mura, un paio di portoni grossi e effettivamente qualche muro, ma poca roba, poca roba. Principalmente ci siamo piazzati appunto il portoncione gigantesco qua, giusto per fare scena perché faceva tanto tanto figo, e poi appunto tutta una serie di basi laggiù, ovunque, basi ovunque, è stato un lavoro molto divertente, assolutissimamente. Ci siamo anche andati, siamo anche tornati alla base, quella principale, quella davanti all'isola di Batman, per recuperarci il nostro bellissimo anchilosauro, la nostra meravigliosa metallara e il nostro raccoglitore di rocce, la nostra raccoglitrice di rocce, la nostra roccetta, perché in effetti non li abbiamo mai fatti accoppiare e in questa zona in teoria dovremmo trovargli i compagni. In più ci siamo presi la nostra verdina, guardate che pucciosa, è bellissima, mi mancava tanto, non vedevo l'ora di avere un pucciolo anche qua. E adesso vi faccio un attimo vedere cosa è successo appena tornati a casa. No, no, di nuovo, proprio davanti alle mie mura, proprio davanti, ma porca miseria, mi devo sbrigare. No, c'è anche il Carno Alfa, ma perché l'alone rosso malefico del Carno Alfa? Seguitemi ragazzi, no, 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 aspetta, 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 Jack, corri, 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 Jack, via, 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 che ci becca l'urlo, aiuto, che pizza. Carno, venite per di qua, Carno, grazie. Ma io ero appena tornata a casa, cioè sono andata a recuperare due cose, sono stata... non mi cagano. Ragazzi, ragazzi, non mi fate sclerare, è stato un viaggio lungo e faticoso, vi prego. Cioè, vorrei vedere voi a fare il viaggio con l'anchilosauro e il Doedicurus e tutta la roba che ci siamo presi dalla dai, vi prego. Ma guarda lì, mi stanno devastando tutte le bestie della zona, ma porca miseria. Che livello sei, tizio? Livello 13, sempre livello 13, sempre livello 13, vero? Io ricordo tanti livelli 13, Alfa. Ci va giù, aspetta che ti do una spinta, aspetta che ti do una spinta. Ok, e il Carno Alfa è andato giù. Quelli di sotto mi vorranno tanto tanto bene, che gli faccio sempre piovere carni Alfa dal cielo. Ah, bene, vedo che lo Yutirannus ci è andato giù. Mi sa che l'hanno ucciso i... No, questo è il rinoceronte, però c'è lo Yutirannus. L'hanno buttato giù i rinoceronti. Bene, bene, aspetta Carno che ti faccio seguire la fine del tuo Yutirannus, del tuo amato Yutirannus. Aspetta, oh. Ah, beh, livello 45, bene, bene, vedo che sono sempre più alti i livelli. Qualcun altro? C'è qualcun altro che deve rompere le scatole? No, perché sono nervosetta oggi, eh. No, ok, torniamo a casa. E lupi? E ho finito la stamina, e ho finito la stamina. Ho appena avvistato lupi laggiù che mi stanno puntando la base. Sì, mi stanno puntando le bestie nella base. Ragazzi, perché dai, mi date il tempo di finire le mura. No, 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 che mi incasinate le bestie. No, che mi incasino. Io, vieni qua, io. Dobbiamo infondere coraggio. Sì, Gio, però fammi passare. No, guarda il casino! Guarda il casino! Date coraggio a tutti, dai coraggio a tutti, dai coraggio a tutti! Dai, fatemeli fuori, ragazzi, fatemeli fuori! Veloci, veloci! Aspetta, ce n'è uno che fugge, ce n'è uno che fugge! Piglialo, 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 piglialo! Ok, ok. Sì, ma mi avete incasinato le bestie, ma vi odio! No, no, l'aquila... Ah, no, l'aquila è la mia, ok. No, vabbè, non è giusto. Ma perché? Sono appena tornata, lo giuro. Cosa fa lei, Rino? Non mi entri, no, 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 non mi entri in casa, sì, signore, signore, no, la prego, no, no, sul ponte, no, sul ponte, là che la magno, là che la magno, signore, lei mi sta rompendo l'eco, mi sta rompendo la ciola più che altro. Allora, aspetta, aspetta, Yuyu, vieni, vieni che mi serve, aspetta, riesco a salire, sì, Yuyu, vieni che lo facciamo un attimo fuori perché mi sono rotta le scatole di questi invasori, io ho messo le basi per le mura. Mi sembra abbastanza chiaro che voi non dobbiate oltrepassarle, non è difficile da capire. È proprietà privata, ora ci metto un cartello, magari è più chiaro così, non lo so. Oh, la fatica, la faticanza. E ora vai, perdi quell'altra mezz'oretta buona buona giusto per recuperare le bestie che si sono sparse ovunque. Guarda dove è finito il Quetzal, ma porca miseria. Maledetti lupi, è la fine che ti meriti, è la fine che ti meriti.
Tizia, vieni con me per cortesia, mi segui? C'è qualcun altro qua? No, no. Ok, c'è solo il Quetzal laggiù in fondo. Vabbè, lo recuperiamo dopo, dai. Allora, noi ci siamo appena tornati appunto dalla base davanti all'isola di Batman, perché ci siamo recuperati la nostra metallara che voglio far accoppiare. E fa cacca? Mi ha fatto cacca? Aspetta, che prendo anche la nostra due di Curus, cioè la nostra roccetta. Sì, mi ha fatto cacca. Lei mi ha fatto. Esce dalla sfera poiché fa cacca così. E la nostra roccetta piccina che crolla dal sonno. Poverina, è stato un viaggio lungo e faticoso anche per lei. Ma guarda che musetto tenero, io l'adoro, Dio, non vedo l'ora di fargli fare i cuccioli. Che bello, sì, adesso se ci lasciano in pace facciamo i cuccioli. Ok, questo è stato il mio traumatico rientro a casa, cioè il nostro trauma. Aspetta, cosa vedo? No, no, ma io vi ho fatto fuori 10 minuti fa, non proprio 10 minuti, ma da poco. Ma di nuovo davanti alle mura, ma porco cribbio. Ma aspetta, no, usiamo le maniere forti. No, 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 sono entrati, cribbio, sono entrati, no, Yu-Yu, fammi salire, Yu-Yu, fammi salire, non riesco a salire, Yu-Yu, c'è troppo casino. Cioè, no, no, guarda come fuggono, guarda tutti che fuggono, no, 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 metallara, 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 dove vai? Metallara, no, cacchio, impaurita, non riesco a bloccarla. Vabbè, ti recupero dopo. Ragazzi, dove tutto siete? Dove siete? Guarda il casino! C'è gente che fugge ovunque, gente che uccide gente! N non mi fanno gente che urla! C'è un casino della Madonna, mio Dio! Aspetta, c'ho la telecamera incasinata, aspetta. Telecamera, funziona. Telecamera, aspetta, no, mi sto incasinando molto. Ok, ora funziona. Fatti fuori tu. Finito il casino, perfetto. Bene, io avevo messo le bestie al loro posto giusto pochi istanti fa. Ma vedo che alla popolazione locale non gliene può fregare di meno, ovvio. Allora, io nel casino generale ho visto una tigre, se non sbaglio, correre da questa parte e non la vedo, il che mi fa temere che si sia buttata giù di sotto. Ma porco cacchio, no, ti prego, dimmi che non sono finite giù di sotto tigri, lupi e qualcos'altro. Ora devo fare un giro. Ah no, no, aspetta, è qua, mi sa, era duchessa. Oddio, non lo so, non ho visto il nome mentre fuggiva. Vabbè, intanto una l'abbiamo recuperata. E adesso dobbiamo un attimo fare il conteggio di chi è rimasto. In più abbiamo bestie che non sono nostre in giro per la base, quindi sarà molto semplice la cosa. Aspetta, laggiù vedo roba. Sì, laggiù c'è la metallara e qualcosa. Ah, i lupi, ok. Ragazzi, non è che mi seguite, capisco che ve la siete fatta sotto e che un attimino non vi fa onore, ve lo dico, non vi fa per nulla onore. Cioè, io capisco Metallara che poverina è lenta, quel che volete. Voi però, cavolo, siete dei lupi, un po' di coraggio, ragazzi, un po' di coraggio. Se Metallara arriva quando vuoi, vabbè, tra 3 anni. Ok, allora, Jack è super pesanterrimo, pesantissimissimissimissimo. Perché? Allora, prima di tutto devo assolutamente piazzare ancora un po' di mura laggiù in fondo, quantomeno per mitigare, limitare in qualche modo l'ingresso di bestie. Signore, lei la prego, può uscire? Io non sopporto più questi invasori. Sopra le mura vorrei poi mettere un pochino di piante X affinché mi aiutino a tenere quantomeno lontani un po' di visitatori indesiderati. E usiamo giù che facciamo prima, va? Ok, allora per mettere i tetti sopra le mura ho dovuto mettere i pilastri, non so per quale ragione, però non piaceva a questi muri da tre metterci sopra direttamente i tetti. E ci siamo piazzati appunto anche come si chiamano, le basi coltivabili per poterci piantare le nostre piante X che dovrebbero sparare a qualsiasi creatura provi ad avvicinarsi. Però mi mancano i semi e i fertilizzante. Quindi, mo. Ci andiamo a prendere tutto. Aspetta che io sento rumori, sento versi, vedo cose. Io nel buio vedo cose e sono terrorizzata. Ecco quei semini della pianta X. Per fortuna ne abbiamo veramente un botto perché abbiamo la palude qua sotto, quindi non è stato un problema recuperarli. Adesso ci prendiamo i fertilizzanti. Io adoro questo ponte, continuo a dire che adoro questo ponte che non serve, lo ribadisco, non serve, però è tanto bellino e puccioso. Ah sì, qua ci siamo messi anche due bauli perché non si sa mai, perché devo raccogliere tanta cacca e i tizi mi fanno tanti fertilizzanti, quindi ragazzi, che succede? Perché sclerano? Li vedo agitati. Bingo bongo, perché siete così agitati? No, bingo bango, non mi ricordo. Com'è che vi ho chiamato bongo e. Bongo e bingo, bingo. Ok, bingo. Ragazzi, vi calmate? Sono agitati. Che succede? Ma perché fanno così? Ma sono. Perché sclerano? Che c'hanno? Che c'hanno? Che c'hanno? Che cosa è successo? Cosa vedete? Vedono cose anche loro. Vedono cose anche loro nella notte. Cosa succede? Guarda, si sono riandati a infilare qua sotto, ma sono agitatissimi! Guarda come si impennano! Sono impazziti! C'ho gli scarabei sclerotici!
Allora, non ho idea del perché Bingo e Bongo fossero così agitati, però la cosa fa agitare anche me. Ma sono tipo, percepiscono il pericolo gli scarabei? Cioè, qui mi stavano tipo allertando, no, non capisco. Jack, calmati, si placa la fame. Non si vede una mazza, pizziamo però i fertilizzanti. E adesso mettiamo un pochino di piante X. No, aspetta. Jack, mi accendi la lucina per cortesia, grazie. Ok, mettiamo. Sì, tanto non si spegne quando devo piazzare la roba, ma dettagli. Ok, e ci piazziamo tutte le nostre piante X. Tanto qua dovrebbe piovere, in teoria, se non ricordo male, in questa zona dovrebbe piovere abbastanza spesso. E dovrebbe innaffiarmi il tutto, farmi crescere le piante X che ci difenderanno dagli attacchi. Cielo, puoi piovere? Sì, sono già spuntati, ok. Sono belli. Per ora sono belline, poi se non sbaglio escono tutte le ragnatele. Cielo, fai piovere per cortesia, mi serve acqua. E mentre le nostre piccole piante serial killer, o almeno si spera che difendano poi in futuro la base, quindi saranno delle piccole serial killer, noi ci iniziamo a preparare una piccola base rialzata con un po' di ringhierine per far iniziare ad accoppiare e a nascere tanti piccoli cuccioli. Perché ragazzi, è primavera, è la stagione dedicata all'amore. Quindi direi che è l'occasione perfetta per far. Ah, mi sembrava di avere una porta lì, e in effetti no. Volevo mettere anche le ringhierine sul terrazzino, però aspetta, no, non ho la porta. Cacchiarola, me la devo fare. Mi sembrava di averla. Aspetta, che ce la facciamo subito. Tanto con i mammut, per fortuna. Abbiamo raccolto un botto di legna e un po' di paglia, giusto un po' di paglia, sì, perfetto. Vediamo se ce la facciamo. Ok, grazie. Ok, dicevo, allora ci piazziamo la porticina qui, così possiamo uscire dove c'è la nostra piccola cucciola verdina e possiamo. Ma no, ma perché me l'ha fatta compenetrare in questo modo? Aspetta, ok. No, però la porta è storta. Me la posso, met posso metterla nel modo. No, così no, così ci sono i buchi. Aspetta, non mi fare incasinare, Jack. Allora, aspetta, no, più indietro. No, 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 no. Dio, no, 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 che nervoso. No, ma perché? Ma. Ok. Respira, Jack, respira. Dopo facciamo un po' di yoga perché il nervoso qua aumenta. Ok, è giusta. No, non è giusta. No, non è giusta. Ok, ce l'abbiamo fatta, al milionesimo tentativo ce l'abbiamo fatta e possiamo raggiungere la nostra verdina che è tanto contenta di vederci. Sì, che bello, ok, piccole grandi gioie della vita. Ok, finiamo di mettere le ringhierine così abbiamo anche il terrazzino con la cucciola che all'inizio, dico la verità, non era previsto, questo era solo un tetto, però mi va bene anche terrazzino e. Aspetta, qua non so se metterla, magari mi faccio una scala che scende giù. Mi serve davvero? No, non mi serve davvero, non per ora, dai, al massimo ci pensiamo dopo. Ok, iniziamo a fare il piccolo recinto. Il recinto appunto lo volevo fare con le basi rialzate, più che altro perché così quando mi nascono i cuccioli non si perdono in mezzo all'erba. Aspetta, così, perfetto. E appunto li mettiamo qui sopra e così li posso vedere e non mi spariscono in mezzo al fogliame. E no, no, non lì. E allo stesso tempo li mettiamo dentro la recinzione, così se viene uno Yutiranus a urlare e li terrorizza, questi non fuggono da ogni parte e non me li perdo appunto. Ok, le recinzioni le abbiamo piazzate, ci volevo mettere anche una porta d'ingresso per riuscire ad andare io avanti e indietro. Dio, che schifo. Sì, è bruttina, è veramente tanto tanto bruttina, però vabbè, per ora ci accontentiamo. E aspetta che volevo fare una cosa con le basi, le volevo trasformare in blocco. Oh, è già più carino da vedersi. Sì, aspetta che Jack deve mangiare. Ok, dai, allora, con le basi trasformate in blocchi fa meno schifo, dai. Ok, allora ci mettiamo una scaletta per salire, ce la metto in pietra perché non ho voglia di farla in legno, in pietra ce l'avevo già fatta, quindi meglio fare così, usiamo quello che già abbiamo. E ok, dai, è abbastanza grande, qualche bestia dovrei riuscire a farcela accoppiare, però aspetta che mi sa che di qua tanto non ci passa una cippa, quindi forse è meglio se ci craftiamo la porticina doppia perché non ci ho pensato prima. Jack, tu perché non ci hai pensato prima? Perché devo sempre pensare a tutto io? Va bene, non importa, facciamoci la porticina doppia. Sì, Jack, abbi pazienza, io sono un po' nervosa sti giorni. Mi sa anche tu, vero? Mi sa che litighiamo di nuovo, Jack. Io prevedo tanti litigi tra noi, tanti litigi con questi accoppiamenti e costruzioni. E voilà! Anche la doppia porta ce l'abbiamo. E quindi possiamo iniziare a far salire le nostre bestioline. Perfetto, perfetto. Allora, Megalocero, partiamo con te. Vediamo se così ci passi, ma dovrebbe passarci con la porta doppia, giusto? Sì, che ci passi, sì, che ci passi, apriti sesamo, perfetto, ci passa. Ok, allora li mettiamo qui nell'angolino. No, aspetta, c'ho i dubbi. Sì, mi serve la sella perché non ho voglia di farne un'altra.
E ci andiamo a prendere l'altro megalocero. Ok, ci mancano i lupi, ci mancano i lupi. E poi finalmente possiamo partire con l'amoreggiamento. Li abbiamo sistemati tutti così. Vedo che ci stanno un po' di bestioline. Aspetta lupo che piglio pure tu. Piglio pure tu. No vabbè, gli scleri e l'italiano. La difficoltà di parlare italiano in questo periodo. Ok, perfetto. No, Jack, mi sei caduto di sotto. Ma perché? Va bene, allora ci abbiamo un po' di bestie qua dentro. Almeno quelle che ci possono entrare. Ovviamente non ci posso mettere tipo i mammut, però non importa. Iniziamo a far accoppiare comunque un po' di bestioline, che appunto faranno i cuccioli qua dentro. E i cuccioli rimarranno qua dentro finché non diventeranno adulti grandi, forti e valorosi. Carne, e la quanta carne. Vabbè, intanto ti alziamo il livello, perché se non sbaglio incide appunto sulla nascita del, cioè sul livello poi del nascituro. Quindi alziamo il livello a tutti. Oh, ma che bellini, quando scodinzolano col culo per aria, sono troppo teneri e pucciosi. Ok, allora l'accoppiamento, vedo i cuoricini, l'accoppiamento è in corso, perfetto, con i lupi ci siamo. Non ci vorrà tanto per l'accoppiamento, poi bisognerà aspettare la gestazione e in effetti non so quanto ci vuole per quello. Ok, sono tutti in amoreggiamento, stanno tutti amoreggiando, questa è la casa dell'amore, detta anche casa chiusa. Per chi non sa cosa sono le case chiuse, se lo vado a cercare non ho voglia di spiegarlo. E andiamo a prendere anche gli altri. Ok, allora ovviamente i rinoceronti, come dicevo, non li infiliamo là dentro perché non ci stanno, anche con tutta la buona volontà, ma non ci stanno. Quindi li piazziamo semplicemente qua a fianco. Aspetta, seguimi un po' più in qua. Seguimi un po' più in qua. Perfetto, ferma. Così, perfetto. Oh, ciao, bella, ma che belli occhietti che c'hai. Ma guarda che begli occhietti che c'ho, ma è fatta troppo bene. No, vabbè, bellissima. Va bene, ok. Basta, smetto di rimirare la bellezza dei miei rinoceronti e andiamo avanti. Ah, mi sono dimenticata di alzare il livello ai rino. Ah, guarda, amore, che pugile, è sempre una gioia alzare il livello a queste bestie. Che alzamento di livello. Guarda, aveva 9 livelli e guarda com'è gioioso. Guarda, e caga. E beh, l'emozione di quando si alza il livello. Ok, anche i megalocceri ci sono. Perfetto, gestazione in corso. Ottimo, perfetto. Allora, direi che possiamo iniziare a togliere un pochino di maschietti dalla zona, perché è già troppo affollata così. Quando poi ci saranno anche i cuccioli, non oso immaginare. No, aspetta, voglio spostare la sella. Devo iniziare a farmi la doppia sella per le bestie, se no ogni volta devo fare gli spostamenti. In questo modo mi fa perdere un sacco di tempo. Va bene, dai, Jack, prima o poi ci facciamo le doppie selle per tutte le bestie. Per fortuna che ai lupi non serve, così un po' di lavori meno, che schifo, non ci fa. Romeo se ne sta qui, andiamo a prenderci i lupi e poi continuiamo. Ok, mammut, tocca a voi. Mi stavo dimenticando di voi, dannazione. Aspetta, uno lo piazziamo a chi e l'altro ci facciamo seguire. Aspetta, cacca. Sì, cacca, raccogli cacca. No, volevo prenderla in corsa. No, Jack, noi ai pulsanti, vero? Litighiamo sempre coi pulsanti, va bene. Mammut, ah, eccola qua. Ok, perfetto, era anche difficile non notarla. Però con tutti i mammut che mi girano per la base, in effetti non è poi così difficile. Cioè non è poi così facile riuscire a trovare quelli che sono effettivamente miei, nonostante l'enorme scritta verde sopra. Ok, vediamo di alzare il livello anche ai nostri mammut. Quanta roba. No, aspetta, fammi vedere. Quanta roba, quanta legna. Me l'ho dimenticata che anche la tizia aveva un sacco di legna. È vero. Allora, vediamo di abilitare anche qui l'accoppiamento. Vedo cuoricini, non vedo cuoricini. Ragazzi, siete troppo lontani. Facciamo un po' di retromarcia e vediamo se così riusciamo. Non vedo cuoricini. E aspetta, ascolta, attaccati proprio, ecco, tipo così. Cuoricini? Sì, cuoricini. Ok, così ci piace a tutti. Aiuto. Ok. Va bene, vediamo un pochino. Allora, aspetta, fammi chiudere. Allora, qua sta gestionando, perfetto, sì, gestionando, non si può sentire. Qua no, giustamente è un maschio, qua, ok, qua in gestazione è la femmina, qua è la femmina, quindi in gestazione. Mamma mia. Ok, forse ho fatto l'ennesima cacchiata a far accoppiare tutte queste bestie contemporaneamente, perché in effetti poi dovrò far, cioè, stare dietro a tutti i cuccioli contemporaneamente. E io prevedo tanti frastimi, prevedo tante rotture di scatole. E poi ci andiamo a trovare anche i puccioli, cioè i maschietti per le nostre la nostra metallare, la nostra roccetta. Noto con piacere che Bingo e Bongo sono ancora in una fase sclerosa e si muovono in maniera sconclusionata all'interno della serra. Io non capisco perché. Guardali, sono impazziti, guarda come corrono.
Mi fate almeno prendere roba e farvi, vi fate mettere dentro un po' di letame, per cortesia, grazie. Vabbè, questi si muovono, ma io posso continuare ad accedere al loro inventario, bellissimo. Ok, aspetta, aspetta, manca un po' a te. Ah no, no, sei quello di prima, perché mi girano in tondo, non capisco più niente. State fermi un attimo, state fermi un attimo. Che cribbio gli prende a sti scarabei? Ma perché sclerano così le bestie ogni tanto? Guarda lì. No, vabbè, ma basta davvero, ma state buoni. Non continuano a girarmi in tondo. Vabbè, vabbè, non so che dirvi. Vabbè, lasciamo gli scarabei ai loro scleri. Ah no, aspetta, aspetta, fammi passare da qua che mi sono fatta la scaletta per un motivo, no? Allora, noi ci siamo messi a craftare un pochino di benzina, gasolio, come lo vogliamo chiamare. E troppo ne ho fatto, io metto sempre roba a caso a craftare e poi mi dimentico. Così intanto possiamo sfruttare il nostro fabbricatore per ripararci un attimino i fucili, un po' di cose varie. E anche perché poi vorrei... Sì, sto impazzendo con i pulsanti. Anche perché vorrei poi craftarmi il refrigeratore... No, come si chiama? Vabbè, il condizionatore, una cosa del genere, per poter far schiudere le uova un po' più tranquillamente. E intanto raccogliamo un po' di cacchina che vediamo sparsa in giro. Ok, perfetto, perfetto. Così poi facciamo schiudere le uova delle nostre bestie ovipare. Nella nostra recinzione ci piazziamo anche una bella mangiatoia, magari non in mezzo alle scatole, così appena possibile i nostri cuccioli potranno iniziare a sfamarsi da soli e non dovrò sfamarli io a manina ogni volta. Adesso qua riempiamo di pappa, tanto un po' se ne andrà subito perché le bestie vicine se la papperanno subito, però non dovrebbero mangiarsela tutta, lo spero. E in effetti poi dovrei craftare anche un po' di mangiatoie per gli altri, perché poverini mi muoiono di fame, sennò poverini. È sempre un piacere alzare il livello a certe bestie, è sempre un piacere, è divertentissimo. Allora, quanta roba c'hai, Tito? Ma perché c'è tutta sta roba? C'è le ricette, cioè, ma perché? Ma liberiamoci di un po'... Che cos'è questo? Una lingua di Yutirannus? Cioè, tu megalocero, hai preso una lingua allo Yutirannus. Fammi capire perché e come, e quando è successo? No vabbè, quando lo so, ci hanno attaccato 30.000 volte. Aspetta, aspetta, che ho visto una cosa con la coda nell'occhio, ho visto entrare gente, infatti c'è un'aquila, e infatti c'è un'aquila e non è mia, mi scusi, io starei preparando la zona per i cuccioli e mi stanno per nascere, quindi lei se ne potrebbe andare, dannazione, venga fuori per cortesia, che se mi nascono i cuccioli, Metallara, cosa vuoi fare? Metallara è iniziata a correre, poverina, con tutto il rispetto tesoro, ma cosa vuoi fare contro l'aquila, scusa, come la chiappi? Guarda che ce n'è un'altra qui. Guarda che ce n'è un'altra qui, fetecchia, aspetta. Aspetta che le facciamo fuori, che altrimenti poi mi acchiappano i cuccioli, mi mangiano i cuccioli, dannazione a loro. In effetti ora che ci penso forse avrei dovuto fare una zona un po' più riparata per i cuccioli. Tipo una zona con un tetto, ad esempio. Ad esempio una zona con un tetto non sarebbe stata una brutta idea. Signora, quando vuole morirci è un piacere. Grazie. Ok, dai che ci siamo quasi, continuiamo a girarci intorno così, prima o poi dovrei riuscire a farla fuori. Ma che livello è? La sto prendendo a colpi da un bot. Ah, 69, ok. Allora anche senza, no, non mi rotoli giù, cadavere, cadavere, non mi rotoli giù. Ok, ok. Allora, torniamo di là che in teoria a breve dovrebbero nascerci cuccioli. E forse, forse, piantine, se voi vi date anche una mossa mi fate un favore. Sì, finalmente sono riuscita a montare la prima parte di questo episodio. Ragazzi, ci ho messo un sacco di tempo, mi dispiace un sacco, mi dispiace un sacco. Soprattutto in questo periodo di quarantena, come vi avevo detto un po' di episodi fa, mi faceva tanto piacere l'idea di magari aiutarvi a trascorrere un po' il tempo, di intrattenervi, farci una risata insieme mentre litigo con Jack. Solo che purtroppo, cioè purtroppo o per fortuna, come ho già scritto anche nel post su Facebook, io sto continuando a lavorare e lavorando per un sito di vendite online, quindi un e-commerce. Come potete immaginare, in questo periodo che i negozi sono chiusi, la gente si sta riversando sui negozi online. Sono tutti, hanno improvvisamente tutti bisogno di qualsiasi oggetto a cui non hanno mai pensato prima. Cioè qualsiasi cosa da cui prima non avevano mai pensato, non ne conoscevano neanche l'esistenza, improvvisamente tutti ne hanno necessità. Però ripeto, capisco che anche un periodo particolare, la gente giustamente è chiusa in casa, ha bisogno di comprare qualcosa, ha bisogno di comprare qualcosa per fare qualcosa, per non annoiarsi. Io boh,
Io sarò strana, però vi dico la verità sinceramente, in questo periodo non ho comprato assolutissimamente niente online, per due motivi, semplicemente perché uno mi sento tanto in colpa l'idea che questi poveri corrieri se ne vadano in giro a destra e manca con il casino che c'è attualmente in giro, non lo so, non mi dispiace per loro, ecco, mi sento un po' in colpa, quindi preferisco non ordinare niente online. E in secondo luogo, boh, nel senso io non ho problemi di noia, vabbè, a parte tralasciando il momento lavorativo particolarmente intenso, ma in linea generale io ho sempre qualcosa da fare, cioè fosse anche solo sistemare casa, leggere un libro, guardare una serie TV, fare un puzzle, no, cioè non lo so, io roba in casa per stare a casa ne ho e non riesco a sentire tutta questa necessità di avere altra roba, anzi probabilmente se ordinassi qualcos'altro dovrei ad un certo punto uscire io di casa perché ho già tutto quello che mi serve. Va bene, allora adesso io la smetto di blatterare, vado a finire di montare la seconda parte di questo episodio, cercherò di pubblicarlo già questa sera e visto che oggi è Pasqua vi auguro buona Pasqua a tutti! Un bacione, a dopo, più tardi spero, altrimenti a domani mattina, ma spero stasera. Ciao ciao!